Oggi chiudiamo il cerchio dei migliori giocatori economici e bagati e andiamo a vedere un ruolo molto dedicato, ovvero quello dell'attaccante. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione, oggi chiudiamo i migliori giocatori per ruolo e ci andiamo a vedere gli attaccanti. Un ruolo molto controverso perché, così come gli ultimi anni ci hanno abituato, è il classico ruolo dove manca quella fascia di mezzo, la fascia intermedia. Quindi c'è una netta distinzione tra quelli che sono i giocatori un po' più economici e i giocatori invece top di reparto. Quindi oggi cercherò di portarvi sempre dei giocatori che sono compresi al di sotto dei 100k come valore, ma che comunque hanno un ottimo rendimento e che hanno poco da invidiare a quei giocatori che comunque sono di fascia leggermente più elevata, ma comunque molto lontani dai top. Karim The Dream Benzema. Partiamo dunque con un usato garantito, giocatore che conosciamo benissimo, 1,85 m, normale normale, 4 skill e 4 di piede debole, stile d'intesa consigliato cacciatore che gli lascia invariato lo stile di corsa che rimane controlled lengthy. Costo più o meno 58.000 e carta che diventa molto interessante sia per poter linkare i vari giocatori che magari ci sono in questo momento nei mar eccetera, sia anche propedeutico ai giocatori promo, vedi il Ronaldo di turno che deve uscire. Quindi attenzione a questi giocatori del campionato arabo che potrebbero tornare in auge. Può fare sia la TT che la T, ovviamente, giocatore che conosciamo benissimo, non è un fulmine di guerra, ma comunque col suo stile di corsa un po' di passo ce l'ha, è dotato di un grandissimo tiro, di buoni passaggi, una discreta agilità che però non è ai livelli ovviamente dei top player e comunque un'ottima resistenza. Quello che lo rende un ottimo giocatore però più di tutti è il tiro di precisione plus, oltre anche alla batteria, alla trivela e al primo controllo, ma il tiro di precisione plus vi permette di poter spammare i tiri a giro e in particolar modo concatenati con questo stile di gioco sono veramente letali. Quindi Benzema, che tra l'altro è anche francese, secondo me è un ottimo giocatore. Un altro giocatore che merita una menzione all'interno di questo video è sicuramente Christopher Nkunku. 1,75 m, normale normale il workrate, anche per lui 5 skill e 3 di piede debole, stile d'intesa consigliato, un bel finalizzatore o anche un cacciatore se volete, e rimane invariato il suo stile di corsa, quindi rimane sempre esplosivo. Può fare la TT, il COC e la TT, Francia di Premier League lo linkate in maniera molto molto semplice, è un giocatore discretamente rapido, pecca leggermente in potenza tiro ma ha un'ottima finalizzazione, ha degli ottimi passaggi, qui invece tanta roba all'agilità perché ha anche un bel body type, infatti il 64 di forza non lo appesantisce, e anche dei buoni playstyle perché ha il tiro a giro base, il passaggio incisivo base, il tecnico, il talento naturale, il primo controllo e la trivela base. Quindi, seppur non ha nessun playstyle plus, per 30.000 crediti, questa è una carta che, soprattutto se giocate in un attacco a 2, vicino ad un giocatore che va un po' più profondo, quindi un po' più di fisico, che predilige la corsa, questo fa assolutamente il suo lavoro. Rimaniamo in Premier League e ovviamente non posso che menzionare anche il buon Son. 4 stelle skill, 5 piede debole, alto normale, stile di corsa mostly explosive, in questo caso gli diamo un bel cacciatore come stile d'intesa e un costo che qui si avvicina molto ai 100k, siamo sui 92 e occhio perché esce anche nella promo stasera, quindi potrebbe salire leggermente mentre è fuori dai pacchi, quindi se dovete comprarlo compratelo subito o aspettate venerdì prossimo. Per quanto riguarda i ruoli, AS e S, quindi lui ovviamente va ibridato all'interno poi della vostra squadra in attacco, lo dovete spostare. È un giocatore rapido, dotato di un grandissimo tiro, di un discreto passaggio. Ovviamente, essendo un giocatore di 1,83 m, ha una fisicità importante, per cui non è agile come un Kunku o come giocatori che vedremo dopo, ma è comunque un giocatore che non risulta proprio un tronco, visto il suo 89 di reattività, e anche ha un ottimo 88 di resistenza. Anche in questo caso, ottimi playstyle, abbiamo il passo veloce e il rapido base, e ancora una volta il razzetto argento, scusatemi, il playstyle plus del tiro di precisione, quindi il tiro di precisione dorato, che ci permette di poter spammare i tiri a giro, ed è l'arma in più di questo Son, che potete giocare anche per questo motivo in fascia, che rientrate su uno dei due piedi, visto che ha 5 di piede debole, e sorprendete l'avversario. Rimaniamo in Premier League, ma passiamo alla sponda femminile, e ragazzi miei, per
per 1500 crediti io vi propongo Lauren James, una hit. 1,75 m, alto basso il work rate, in questo caso abbiamo un 5 stelle skill e un 4 di piede debole. Stile d'intesa consigliato, anche in questo caso un bel finalizzatore e la corsa rimane controlled. Può fare la esterno destro, la D, COC e la TP. È una carta velocissima, con finalizzatore gli andate leggermente a migliorare la finalizzazione perché ha comunque un'ottima potenza tiro di base. È dotata di discreti passaggi, pecca leggermente in agilità se andiamo a guardare la carta, ma è comunque una giocatrice di 1,75, per cui ha una buona fisicità per muoversi con la palla tra i piedi e anche un 90 di controllo palla. 90 di forza è quel parametro che diciamo la appesantisce un po', però anche in questo caso ragazzi per 1500 crediti ci prendiamo una carta che ha un playstyle plus come il rapido, che è una roba incredibile. Abbiamo anche talento naturale, primo controllo, illusionista e razzetto argento, così come abbiamo anche passaggio lungo e passaggio chiuso. Ragazzi miei, questa qui per iniziare o anche in attesa di andarci a mettere magari un giocatore un po' più altisonante, mettete lei che vi assicuro vi svolta, perché con quelle 5 skill, soprattutto se siete abituati a fare le ultime skill negli ultimi metri, andatene a crema. Spostiamoci in Bundesliga e il giocatore di cui voglio parlarvi è Karim Adeyemi, 1,80, alto, 4 skill, 4 piede debole. In questo caso stile di, ancora una volta d'intesa consigliato, finalizzatore, un giocatore che può fare esterno sinistro, destro, ATT e ala sinistra. Velocissimo, un fulmine, con finalizzatore gli migliorato, finalizzazione e potenza tiro. Agile, equilibrio, reattivo, controllo palla. Leggermente carente per quanto riguarda la freddezza, ma è comunque una carta di overall 80 e ha 75 di resistenza. Però ancora una volta per 6800 crediti vi prendete un giocatore che ha il pallonetto d'argento, il rapido argento, il talento naturale argento, l'acrobata e l'aereo argento, ma soprattutto il passo veloce plus, che unito al suo 96 di velocità lo rende praticamente una sorta di mini Mbappé, visto che comunque essendo 1,80 c'ha pure un'ottima fisicità. In più è tedesco, quindi in qualche modo con un Musiala, con una roba del genere lo linkate, e Adeyemi per me tuttora è uno dei migliori rapporto qualità-prezzo. Dalla Germania alla Francia per andare a trovare chi? Randall Kolo Muani, giocatore che anche in questo caso prezzo contenutissimo, 4.500 crediti. 1,87, 4,4, stile d'intesa consigliato finalizzatore e la sua corsa rimane invariata. Può fare la TT, le D e la T. Dettagli attributo, una carta raga che vola, soprattutto quando fate i doppi passi per prendere campo. Con finalizzatore mi andate a boostare finalizzazione e potenza tiro. Nonostante la sua fisicità importante non si muove neanche malissimo palla al piede, pecca leggermente in resistenza, però anche qui ottimi playstyle, il tecnico, il passo veloce, il talento naturale e il tiro di precisione base per un giocatore che poi soprattutto questo avvio di gioco bilinca praticamente chiunque. Bilinca Kimpembe, bilinca Dembélé, bilinca Marquinhos, bilinca Hakimi, bilinca anche Mbappé, ma se avete Mbappé non prendete Kolo Muani, quindi lui assolutamente deve entrare in questa compilation. Passiamo in Spagna, ma Spagna lato femminile, per quale motivo? In Liga in realtà vere punte maschili non ci sono, invece ci sono tutta una serie di gattine molto interessanti. La prima è Raquel Kundanangi, che se ricordate avevo già consigliato nella sua forma base prima che uscisse il gioco, si è beccata una carta IF, amici miei. E questa giocatrice qui, più o meno sempre per un prezzo sui 30.000 crediti, è una sorta di Beyeder, 4 skill e 5 piede debole, anche in questo caso stile consigliato finalizzatore. Velocissima, gli boostiamo finalizzazione e tiro che comunque non sono male, discreti passaggi, una carta che anche qui è abbastanza agile perché non ha questa gran fisicità, pecca leggermente in quel 93 di forza, ma vi assicuro che si muove comunque discretamente bene. E abbiamo degli ottimi playstyle perché abbiamo passo veloce, inesauribile, trivela, aereo, primo controllo, tecnico e pallonetto, tutti quanti argento. Certo, la nazionalità non è semplice, certo il campionato non è semplice da linkare, però magari ci avete una Gugliarro, ci avete una Rolfo, ci avete una roba, questa la riuscite a mettere, vi assicuro che in attesa di mettere un top anche lei è fortissima. Chiudiamo con due giocatori che per certi versi sono un po' l'antagonista dell'altro, perché parliamo di Oshoa, la giocatrice del Barcellona femminile, quindi ottima perché ti va a linkare la Rolfo, la Gugliarro, la Puteglia, la Hansen eccetera. 4-4, 1,69, costa 2 spicci anche lei ed è velocissima, fa la TT e la T. Ha una discreta finalizzazione a 90, anzi in realtà ottima, e con finalizzatore però gli andiamo a boostare un po' la potenza tiro dove è carente. Buoni passaggi, lei agile, anche se non ancora una volta abbiamo quel 92 di forza, non si sa perché questi attaccanti femminili che hanno messo così tanta di
di forza, però ancora una volta ottimi freestyle. Abbiamo il tiro potente, il rapido, il passo veloce e la trivela argento, quindi un'altra carta molto interessante. E perché vi dicevo che l'attaccante successivo è un po' l'opposto di questa Oshoala? Perché il suo gemello maschile, ovvero Osimhen, che in Serie A secondo me è uno dei migliori, stile d'intesa consigliato anche per il buon Osimhen, in questo caso un finalizzatore per boostargli al massimo la finalizzazione, ma potremmo andargli a mettere anche magari un cacciatore per boostare proprio all'ennesima potenza la velocità. Giocatore 3 di skill, 4 piede debole, 1,85, può fare ATT ed ATT, velocissimo, finalizza molto bene, pecca un po' in equilibrio, ma perché appunto è un giocatore alto con tanta forza. E anche qua abbiamo dei buoni playstyle, perché abbiamo il colpo di testa, il pallonetto, il rapido e l'acrobata argento, quindi tutta quanta una serie di perk che possono darci una mano. E comunque in Serie A io preferisco lui ai vari Lautaro eccetera, che per me sono un po' tutto fumo niente arrosto. Almeno sto Osimhen spicca per fisicità, spicca perché prende tanto campo quando magari fate i doppi passi, gli altri sono un po' che fanno un po' tutto, ma niente benissimo. Ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se utilizzavate uno di questi attaccanti o se avete qualche suggerimento per il futuro da aggiungere tra gli attaccanti economici. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone da Riperosa. Ciao.